Bardi Giovanni, Invernizzi Graziella, Bardi Giovanni, Pazzini Pierangelo, Figlioli Andrea, Salendo Paolo, Tassi Fabrizio, Ferrero Ferruccio, Villani Renato, Bellini Silvia, Bolognese Federica, Zucca Roberto. Il primo punto all'ordine del giorno prevede la sua relazione di un consigliere, del consigliere Gini Roberto con il consigliere Montanari Paolo. Il consigliere Fuggini ha dato le dimissioni appunto dal suo ruolo, per cui considerando che nel verbale della donanza dei presidenti della sezione relativa all'elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale del 17 maggio 2011, nella parte relativa ai voti di lista rapido ottenuti dalla lista dei candidati Silvia Bellini Sindaco, risulta in posizione utile ricoprire il seggio vacante il signor Zerbi Giovanni Angelo. Richiamata la nota protocollo 3298 con la quale il signor Zerbi Giovanni Angelo ha dichiarato di non poter assumere la carica di consigliere comunale, considerata altresì che nel verbale sottocitato dopo il signor Zerbi Giovanni Angelo rinunciatario risulta in posizione utile a ricoprire il seggio vacante il signor Robi Vittorio, richiamata la nota protocollo 3300 con la quale anche il signor Robi Vittorio ha dichiarato di non poter assumere la carica di consigliere comunale, accertato che il terzo dei candidati non eletti nella lista Silvia Bellini Sindaco e quindi l'attuale primo dei candidati non eletti nella stessa lista risulta essere il signor Montanari Paolo, nato a Voghera il 14-5-75, residente a San Andrea dei Burgondi. Dato atto altresì che con nostro 3381 veniva data comunicazione al signor Montanari che trovasse in prima posizione tra i non eletti alla lista Silvia Bellini Sindaco, a seguito della rinuncia di Zerbi e di Airoldi, rilevato che il Collegio deve esaminare la condizione del nuovo consigliere comunale con lo scopo di accertare nei suoi confronti che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal capitolo 2 del titolo 3 del decreto legislativo 267/2000 e che quindi in assenza di cause ostative è possibile convalidare l'elezione, viene proposta appunto la surroga di Fuggini con Montanari. Ecco, per ragioni di opportunità e per la necessità di verificare ulteriormente le condizioni di eleggibilità, innanzitutto devo chiedere se i consiglieri siano a conoscenza di motivi relativi alla, diciamo, motivi ostativi alla eleggibilità del consigliere Montanari. Se così non è, faremo delle pubblicazioni, attenderemo eventuali tempi di eventuali ulteriori accertamenti, dopodiché Montanari Paolo, il prossimo consigliere comunale, farà a pieno diritto a far parte della compagine dei consiglieri. Votiamo per la surroga, scusate se ci sono delle osservazioni, direi. No, no, io solo voglio l'occasione per ringraziare il vicente consigliere Fuggini, a nome mio personale, di tutto il lavoro che ho svolto. Sicuramente, ci uniamo alla considerazione del consigliere. Direi che votiamo allora per la surroga, favorevoli? Tutti favorevoli. Non votiamo l'immediata eseguibilità per motivi di consiglio. Il secondo punto riguarda una comunicazione che mi preme di farvi ed è relativa alla la questione della discarica. Devo dire che non mi è piaciuta la riunione dell'altra sera, non mi è piaciuta non per i contenuti che sono emersi, ma per gli atteggiamenti che ritengo estremamente, eccessivamente politicizzati che in alcune occasioni hanno caratterizzato l'Assemblea. Ecco, pregherei sia i consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza di considerare questo un problema di carattere generale che riguarda tutta la comunità indistintamente. Di avere un approccio assolutamente laico, direi, e di lasciare da parte
così i colori di partito e i colori politici, perché è un problema, come dicevo prima, che va sopra ovviamente ogni logica di appartenenza politica. Sono prego, consigliere. La ringrazio per questa dichiarazione, perché è lo stesso pensiero che abbiamo avuto noi. Propongo però che in un'altra occasione dovesse organizzarsi un altro incontro, eccetera, l'intero consiglio sia informato e soprattutto possa collaborare alla riuscita di un incontro del genere. Quindi non so, per esempio, anche con possiamo dare noi per far venire dei rappresentanti al incontro. Sì, prendo anche. Di collaborare, una collaborazione che sia più attiva da tutti, perché sicuramente è una lotta che dobbiamo fare assolutamente uniti, perché nel momento in cui prende appunto la piega politica, l'importanza della nostra lotta viene. Invito e tengo sicuramente conto, diciamo, dei suggerimenti del consigliere bolognese. Peraltro, ecco, vi informo del fatto che oggi stesso ho inviato all'assessore Terzi un ulteriore invito scritto, cui ho lasciato anche discrezionalità all'assessore di proporre una data in cui potrà essere presente e colloquiare con la nostra comunità, sentire quali sono le esigenze del territorio, perché mi sembra opportuno, doveroso da parte nostra, ma soprattutto da parte dell'assessore. Insomma, ci dovrà spiegare le motivazioni, soprattutto di carattere politico, che ha esternato in modo evidentissimo attraverso la stampa e che ci inducono a pensare che la regione Lombardia, dal punto di vista politico, sia assolutamente contraria a questo l'insediamento della discarica, per cui speriamo che accolga. Il punto numero 3 riguarda l'approvazione dei verbali della precedente assemblea del 21 di gennaio. Erano assenti i consiglieri Zignoli e Bolognese. Favorevole all'approvazione del verbale, tutti favorevoli, astenuti, grazie. A questo punto iniziamo, diciamo, tutte le delibere e i punti propedeutici all'approvazione del bilancio. Il primo riguarda la determinazione dell'addizionale con la Lega. Lascerei quindi la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Siccome ha detto il Sindaco, analizzeremo una serie di delibere che sono aggregate al bilancio, perché costituiscono le scelte che la Giunta propone al Consiglio per poi arrivare a definire il bilancio di previsione. La prima è l'addizionale IRPEF comunale, una tassa che conosciamo molto bene, che insiste direttamente sugli imponibili delle persone fisiche che operano appunto sul territorio di San Lazzaro, che qui risiedono, e quest'anno riusciamo a mantenere ancora l'impostazione dello scorso anno, e cioè una esenzione totale sino a 15.000 euro, riteniamo sia una dimensione sufficiente per andare incontro di questi tempi alle famiglie che ne hanno necessità, mentre l'altra aliquota sopra i 15.000 euro si attesta su 0,6 appunto come quota e aliquota. Noi potremmo arrivare a 0,8, lo sappiamo tutti. Questo bilancio riesce ancora, e noi ci auguriamo che possa farlo anche in futuro, ma non lo possiamo garantire,
per un introito totale di 370.000 euro di incasso nel bilancio comunale, quindi vuol dire che praticamente avremmo ancora di margine, se volessimo pensare a questi numeri, circa qualcosa come 300.000 euro che potrebbero entrare se andassimo al massimo della linea. Noi ci attestiamo sui valori che ho detto e pertanto chiediamo l'approvazione del Consiglio Provinciale su questa proposta che fanno i ogni tanto mi sto dando. Lo rivedo, siamo attenti. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Bellini, prego. Noi voteremo contro. Contro perché come amministrazione bolognese avevamo eliminato le zone IRPEF e di conseguenza anche quest'anno, nonostante non ci siano stati ridotti, comunque siamo contrari a questa ulteriore tassa sui cittadini sanmarinesi. Luca, prego. Sì, anche noi voteremo contro. Tra l'altro, un bel ragionamento, diciamo che non è ragionamento, ma potevo fare molto di più, però insomma vi ho dato solo lo 0,6, se vogliate fare di meno. Cioè, giocare solo sulle tasse, ripeto, per me non è l'operazione da fare in questo momento per creare sviluppo, per creare noi, no? Per cui poi venire qui a dire, se facevo lo 0,8, ma se c'erano altri 300.000 euro, non voglio dire, 50% più di quello che avevo in casa. Vedete voi. Potremmo raccontarti le percentuali degli altri comuni simili al nostro, ma lo evitiamo perché. Ma sai, ognuno guarda che la sua. Ti invitiamo a documentarti, ti invitiamo a documentarti. Ognuno guarda che la sua, non è che. No, no, per dire. Ci sono anche quelli che fanno meno. Sicuramente sì. Allora. E la quantità c'è di più. Allora, sono anche più quelli che fanno di più. Ecco, poi permettetemi, cioè, si fa presto a dire a chi saremmo dei folli se pensassimo che tassando i cittadini acquisiamo consenso. No, però vorrei chiedervi con quali altre risorse avreste pensato di coprire le entrate della regionale IRM. Qual è la vostra proposta? Non so, Zucca, lei che cosa propone? Per esempio, intanto il primo discorso, ripeto, che non mi piace, è quello di dire oh, sì, vogliamo fare lo 0,8, ho fatto solo lo 0,8. Sì, no, ma ecco. Ma guardi, le fighe di viaggio. Ma anche noi non vogliamo mettere le fighe di viaggio, visto che spendiamo un sacco di soldi per gli avvocati, spendiamone un po' meno. Quanto abbiamo, qualcuno ha il dato del 2000? Quanti sono i soldi che spendiamo per gli avvocati? Adesso non ce l'ho, ma quello che sta così. Dimmi quanti sono. Adesso non ce l'ho qua. E vedi che non ce l'ho. Però è una nota che mi è venuta. Quindi che hai fatto un'unità. Io credo. Sono tanti soldi. Di quanto introduttiamo dalle edizioni? 370.000 euro. Credo che non spendiamo neanche una minima parte per avvocati di questi 370.000 euro. Per cui, cioè, se vogliamo fare delle contestazioni, facciamole sulla base di ragionamenti che abbiano un'alternativa, una concretezza. Ribadisco, a nessuno piace mettere le tasse ai cittadini, men che meno che a questa amministrazione. Se vuole, se vuole, mi lasci finire. Il concorso al tavolo. No, adesso mi ricordava giustamente il consigliere, l'assessore Pernizzi, che contro la discarica dovremmo costituirci e l'avvocato dovremmo pagare. Al ragionamento non è questo. Fazzini faceva notare un fatto, spingere sull'addizionale per portarlo al massimo è consuetudine. Noi ci siamo confrontati con tutti i comuni limitrofi, quelli delle nostre dimensioni, quasi tutti. Non riesco a pensarne uno che non abbia l'addizionale al massimo, proprio perché, oltretutto, è un'entrata certa per il comune. Il cittadino è una delle imposte che percepisce meno, perché non deve togliersi materialmente i soldi di tasca. Oltretutto è un'entrata certa per il comune perché non c'è nessuna possibilità di sgravare, di evadere, per cui sarebbe semplicissimo. Abbiamo previsto una soglia di esenzione, abbiamo messo la tassa a un livello intermedio per le fasce, diciamo,
sicuramente che ha una possibilità di attuare di un certo tipo, però ribadisco, se ci offrite delle alternative che possiamo perseguire, noi ne siamo felicissimi, se le avete però. Sicuramente gliele troviamo. Va bene. Okay. Tra l'altro volevo solo aggiungere il comune di Galasso 04, forse adesso saranno 05, tanto per. Va bene. Altri comuni con cui ci siamo confrontati. È un abbastanza grosso, che può vivere senza che può vivere. Comune di Gambolò, per esempio, lo 08. Ci siamo sempre che vede allo 08. Si può fare di più. È meno. Ok. Ribadisco, vengano altre alternative le perseguiamo. Dante, vuoi dire qualcosa? No. Si può fare di più, bisognerebbe anche dirlo fortunato, nel senso che non c'è nessuno qui che approva le tariffe di qualsiasi tipo tranquillamente e a cuore leggero. A me francamente piange il cuore, ma capisco la necessità di fare questo passaggio. Siamo qui, approviamo queste tariffe, approviamo l'IRPEF, però, ripeto, non a cuore leggero, però in un certo qual modo, tra virgolette, costretti. Forse non è parlare di tariffe 04, 06, 08. Non è che prendiamo nulla a questo discorso. Il problema vero è che tocca ai comuni a fare le applicazioni delle tasse quando invece dovrebbe essere qualcun altro, il governo, non fa il suo dovere, che scarica sul comune queste cose. Devono essere consapevoli di questo, perché il governo scarica, continua a rigore i trasferimenti, magari ci sono, dobbiamo ricordarlo, 550 miliardi di evasione fiscale accertata e mai riscossa. E noi siamo qui in discussione del 0,4-0,5. Siamo costretti a discutere di questo. E siamo costretti a pagare insieme ai noi cittadini, perché qualcuno magari a livello nazionale non fa proprio il suo dovere. Non è stato fatto e ancora non si fa. Bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Favorevoli al... Ah, scusate, Bellini, prego. Io non voglio sprecare colpi a nessuno, lo Stato centrale, eccetera. No, per carità, però se è vero che i cittadini sanazzaresi sono, tra virgolette, costretti da voi, da noi, dallo Stato centrale a pagare, io credo che debbano avere comunque servizi migliori. Parlo del verde, parlo delle strade, parlo delle pulizie, parlo. Perché i cittadini di Sanazzaro pagano per avere dei servizi. Sinceramente mi sembra che tutto questo purtroppo non solo a me ma anche ascoltando la gente vivendo con il sanazzarese questo non succeda, quindi io ritengo che il sanazzarese, se è giusto che paghi per mille motivi, è giusto che abbia di più, questo è quello che penso. Sì, perfetto. Ecco, non dimentichiamoci che c'è il patto di stabilità che blinda un pochettino le possibilità di spesa e di investimento dei comuni, ecco. E poi mi verrebbe da dire, non è una situazione che riguarda San Mazzara, riguarda l'Italia, e tutte le strade d'Italia sono nella stessa condizione, la strada della nostra provincia, qui a Voghera, a Garlasco, siamo tutti purtroppo in una condizione di estrema difficoltà, non è il comune di San Mazzara, ecco. Va bene, se non c'è altro da dire sull'argomento passiamo alla votazione. Favorevoli all'addizionale comunale IRPEF alle condizioni che ricordava il vice sindaco. Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Grazie. Punto successivo è l'approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per gli esercizi 2014-2016. Premesso che la legge 244-2007, il comma 594 successivi, prevede che vengano introdotte alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni e che tali misure si concretizzino essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di beni, tra cui dotazione di strumentali antinformatiche, autovetture di servizio, apparecchiature di telefonia mobile, beni immobili ad uso abitativo o di servizio per l'esclusione di beni infrastrutturali,
vengono proposti tagli coerenti con le ridotte dimensioni del nostro ente e compatibili con un nuovo livello di che non compromettono di conseguenza appunto il funzionamento del nostro ente. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione per l'approvazione del piano nazionale di razionalizzazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Non votiamo l'immediata esclusività. Favorevoli? Astenuti? Grazie. Istituzione tariffa per prestazioni a pagamento prese dalla polizia locale. Ecco, abbiamo pensato in virtù di alcune problematiche che sono presentate di prevedere per gli interventi straordinari della polizia locale una tariffa nell'ordine di 70 euro orarie per ciascuno dei cittadini. Lo spunto è venuto recentemente da un'iniziativa promossa da un club di Harley Davidson che sono passati per, una, per il nostro paese, ci hanno chiesto di sospendere l'attivazione del semaforo di via Voghera con la presenza dei vigili. Ovviamente era di domenica, i vigili si sono dovuti presentare poco più, di conseguenza sarebbe stato un intervento assai oneroso a carico della nostra comunità senza nessun vantaggio. Abbiamo previsto quindi questa tariffa nel caso di iniziative di carattere privato che coinvolgessero la polizia nell'ambito di quanto viene già fatto da molti altri comuni. Ci sono interventi? Consigliere Bellini. Sì, io non l'ho letta, ma rimane questa. Carattere privato anche per la situazione di San Lazzaro oppure se escono con il palloncino, non lo so. Il carattere privato significa il carattere strettamente privato, è chiaro che le associazioni quando portano avanti attività, iniziative sotto legge del comune, come il nostro patrocinio, non rientrano in questa roba. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo all'istituzione della tariffa per la polizia locale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Grazie. Punto 7. Approvazione del programma triennale 2014-2016 e l'EMPA annuale dei lavori pubblici. La parola all'assessore di competenza Barrio. Se questo è il piano triennale che accompagna sempre Giovanni. Che accompagna sempre il bilancio, diciamo che spesso viene definito il piano dei soldi, no? Quest'anno invece secondo me, soprattutto per gli anni che riguardano il 14-15, è un piano che direi consapevole, realizzabile, perché ci siamo impegnati per poterlo far dire, consapevole, realizzabile, perché ringrazio gli uffici che sono impegnati molto, ci hanno la possibilità di poter dire queste cose. Per arrivare ai numeri, nel 2014 per quanto riguarda gli interventi sotto i 100.000 euro ci sono 724.890 euro, per il 2015 1.290.000, per il 2016 350.000, di poco, nel 2014 nel 2015 euro, verosimilmente si riesce a costruire un percorso. Diciamo l'annualità dei sopra 100.000 sono un'intenzione straordinaria del cimitero, è la prima volta dopo tanti anni che riusciamo a intervenire sul cimitero per trovare un soldo. Nel 2015 saranno 350.000, l'adeguamento dell'impianto della centrale del gas, la riqualificazione dei parchi giochi, la manutenzione delle strade comunali, finalmente, e la manutenzione di questo palazzo, del palazzo di Bernardino. Dopodiché, per quanto riguarda le opere sotto il 100, prima, adesso lo trovo, rispetto, c'è questo, riguardano la manutenzione
muratura all'esterno del cimitero per 45.000, la manutenzione alla scuola elementare di Via Rossini per 85.000, la manutenzione degli impianti sportivi per 80.000, la riqualificazione dei viali alberati per 85.000, Palazzo Colloni 100.000, la limitazione di una stricata di porti, la piazza 100.000, l'adeguamento del bagno sensore della scuola media, problema annuso. Lavori, poi ci sono i lavori di implementazione della sicurezza previsti nel piano di emergenza comunale, sono 48.000, poi la videosorveglianza altri 48.000, la fonia altri 48.000. Poi altri lavori di cose di fornitura, sempre per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, altri 22.750. Per quanto riguarda il 2014 dovremmo riuscire a spendere, investire 1.437.000, che non è proprio un piano serio, nonostante tutti i vincoli, i lacci e i lacciuoli di un patto di stabilità che secondo me con questa crisi è becero, perché questo investimento significa far lavorare molte imprese, far lavorare le persone. Questo è un aspetto importantissimo, al di là dell'investimento e delle cose che si fanno su vita, anche molto valore. Posso? Sì, sì. Due domande. La prima, cimitero. Domanda, sulla parte vecchia. Sulla parte vecchia? Perché la parte nuova. La parte nuova, bravo. Non si sa ancora niente di questo lavoro, non si sa ancora niente. È in corso. Quindi eventualmente alcune migliorie anche della parte nuova al momento non si possono fare. Per il momento no, per me sì, se fosse una scelta che prendiamo, se c'è un'emergenza, possono dire tutto questo, ma se ci fosse un'emergenza. No, anche perché la parte vecchia è veramente degradata, insomma, sì. Non è dignitosa, non è degna di una città come la nostra, ecco. Al di là del fatto che presenta degli aspetti di pericolo vero e proprio, insomma. Abbiamo già speso 15.000 euro per togliere il territorio di pericoli. Adesso lo prenderemo su un bar, su centrali, nel comune, e vedo poi anche i privati. Seconda domanda, io leggo nel 2015 rifacimento piazza Cesare Battisti per 300.000 euro, quindi un po' di ambito per venire. Siccome avevo capito che forse c'era un po' di decisione se farlo o non farlo, noi ci trovavamo di non rifarla completamente perché comunque è un posto caro a tutti i sannazzaresi, che ci fossero da fare delle migliorie concordo, l'illuminazione eccetera, ma 300.000 euro penso che si rifaccia completamente con 300.000 euro e quindi vedendo i 300.000 euro capisco che si rifaccia completamente. Sì, noi vogliamo ridiscutere la questione, ridiscuterla guardando la centralità del paese, quindi adesso 350.000 uscirà un progetto di quel piano ci metteremo anche su quello che è la zona centrale del paese, che dovrebbe anche basta posti non però che discutere sì, no. A me il posto personalmente piace molto, sì. No, è una domanda da capire, no, assolutamente più che legittima, ecco, devo dire che i 300.000 euro che sono stati stanziati riguardano non esclusivamente l'intervento sulla piazza ma sulla viabilità, per esempio la centralità. C'è la zona in fianco a Casa Rossi, anzi dietro a Casa Rossi, che stiamo valutando se riqualificare. C'è una serie di interventi che non riguardano in modo strettissimo la piazza, al di là del fatto che sicuramente la piazza non è detto che sia inamovibile. Oggi è strutturata in un certo modo dal punto di vista architettonico, dal punto di vista del verde. Io ho visto per esempio recentemente alcune fotografie proprio dell'archivio di Pietro Gatti
che ricordano una piazza completamente diversa, in cui la chiesa era molto più valorizzata, ovviamente la facciata era in condizioni diverse rispetto a quelle quali, ma si penserà anche a una riqualificazione della nostra parrocchia, per cui io sono affezionatissimo anch'io alla piazza, perché insomma ci ho fatto il ragazzo, mi ricordo le serate in cui si usciva dalla benedizione e ci si fermava a giocare, tutti siamo affezionati a questi ricordi, ma questo non ci deve impedire di pensare comunque a migliorarla, a cambiarla. Ecco, sicuramente condivido anche l'osservazione della Bellini che negli porti da San Lazzaro ne abbiamo forse troppo. C'era il periodo che ha ricordato Giovanni Maggi, in quel periodo c'era il diretto nella piazza. Sì, ma questo testimonia la vostra età. Va bene. Se non ci sono altri interventi, posso dire qualcosa? Io mi astengo, no, mi astengo. Va bene, allora passiamo all'approvazione del programma triennale. Favorevoli, favorevoli, astenuti. Grazie. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli, astenuti.